L'Istat ha realizzato un'analisi dei profili dei rispondenti e dei non rispondenti al censimento della popolazione. Lo studio, condotto sull'annualità censuaria 2022, si inserisce all'interno di un processo di miglioramento avviato da Istat, che comincia a mostrare i primi risultati positivi con la ripresa del tasso di risposta dell'ultima annualità. Tra le informazioni più significative si registra che le famiglie con un alto grado di istruzione, con una professione specializzata e che vivono in comuni polo, ovvero comuni forniti di servizi educativi, sanitari e di mobilità, preferiscono rispondere via web al questionario del censimento. Invece, le famiglie con un basso grado di istruzione e che vivono in comuni periferici preferiscono essere intervistate da un rilevatore comunale. Fuggono maggiormente al censimento le famiglie straniere monocomponenti e le famiglie miste che vivono in comuni polo, comuni che solitamente sono di medie e grandi dimensioni. Ed è proprio in questo contesto che l'alto carico di lavoro sulla rete comunale di rilevazione rende più difficoltoso il recupero delle famiglie non rispondenti. Queste osservazioni forniscono indicazioni strategiche per migliorare il processo organizzativo del censimento e aumentare la qualità dei dati raccolti attraverso campagne di comunicazione più capillari e profilate e lo sviluppo di strumenti più agili per la compilazione autonoma del questionario.